Buongiorno fiorellini, fiorelline, sto andando a camminare e oggi facciamo video. E vabbè, non tutto il tempo, ma il tempo che arriviamo lì e vi faccio vedere dopo, ci vediamo quando ritorniamo indietro. Via la sigla. Ecco, sono ritornata e questa tuta che porto è dell'anno scorso. La maglietta mi sta super enorme, mi sta super grandissima, super grandissima. Oggi sono uscita da casa, appena uscita da casa ho messo un'arietta. Oggi che bella arietto! Questa me la vado a comprare, mi sa, rachete, sushi, mi sa. Tutto che mi sta un po' grandire, la maglietta sta enorme, i pantaloni non mi stanno stretti, ma mi stanno bene ancora. E vabbè, comunque, adesso mi faccio la piastra, i capelli stanno sistemati e non mi si drizzano più. Perché mi faccio la piastra? Perché se no, dovete vedere che appena mi sono asciugato con l'asciugamano tutti dritti, però si sono allungati tantissimo. Guardate che frangetta che ho, guardate, io la metto qua così perché il parrucchiere, quando mi ha tagliato i capelli, questi sopra non me li ha tagliati. E mi ha tagliato solo qua, le lati che stanno a crescere, poi qua dietro qui il pezzo sopra che ce l'ho lungo, come riesco a fare la piastra. Mo ci andrò verso dicembre, penso, mo vedo, o dicembre o anno nuovo proprio, mo vedo quanto ci andrò. Insomma, niente. Mi piacerebbe a farmi, penso che dicembre ce l'ho già, quello che è a caschetto, però non a caschetto, tutto paro. Tanto mi faccio la piastra. Qua dietro un po' cortini. Qua ce l'ho dritti stamattina, vabbè. Qua dietro corti e che vengono davanti un po' a punta così. Mi piacerebbe, vediamo come mi farò. Beh, massimo che mi farò allungare fino alle spalle qua. Massimo. Pure se mi piacciono corti. Oddio, stamattina ce l'ho dritti perché tira vento. Mi so pettinare. Ma poi la differenza. Aspettate, sono arrivata al parco. Sono le 6 e 25 del 24, va bene. Oggi esce un video, domani farò uscire questo. Sto qua al parco. Ok, adesso stiamo al parco. Volevo dire, però, scopo che mi stanno piacendo troppo i capelli corti. Speriamo che riesca a farmi allungare, perché mo ancora è un mese, quasi un mese, mo 7, 8 dicembre, 6 dicembre, 7, 8 settembre è un mese, ancora neanche è un mese, però mi sono cresciuto un botto. Tantissimo, tantissimo proprio, mamma mia, troppo. E meno male perché se ne sono sani i miei capelli, perciò mi crescono, però penso che mi farò sempre, perché mi rifaccio per i capelli bianchi e tinta, mi farò sempre questo colore qui mio, biondo scuro dorato. Perché
non mi va più da farmi tinte su tinte, perché dopo capirai, io mi cresce 2 centimetri al mese, lo so che mi cresce 2 centimetri al mese perché quella parrucchiera, non so se vi ricordate che sono andata, che mi faceva la tinta e mi veniva a bozzo dietro la testa, prima di quella che mi faceva col pesone, poche parole. E c'è stava la figlia che doveva imparare a tagliare i capelli. Mi diceva: tanto te ti crescono tanto i capelli. Oppure gli facciamo imparare a mia figlia come taglia i capelli. Non c'è senso, perché una cliente, tu vuoi far imparare i capelli su una cliente, e poi che tu sai che di anni e anni che fa i capelli, aspettate un attimo, e tu sai, insomma, questa cliente che sono anni che viene qua da te e sai che è super fissata i capelli, super fissata, come quella mi faceva col pisone, sa che io sono super super fissata ai capelli. E per me, io se farei la parrucchiera avrei più cura a queste persone che tengono tanti capelli, perché gli rovini i capelli a una persona che tiene tantissimi capelli. Io la cosa più che tengo, non mi importa truccarmi, non mi importa vestiti pregiati, robe così. Io sono una sportiva, cose così, ma i capelli sono la cosa più importante per me. E lo sanno, l'hanno sempre saputo, per esempio questa qua che faceva fa impara alla figlia, mi si sta scascando fiocco qui, alla figlia i capelli, perché a me mi crescono i capelli che non sono, i clienti non sono tutti come te, crescono i capelli in questa maniera, questi bei capelli, perché dice che io ho un tipo di capelli bello, che abbiamo su corti, però c'è un tipo di capelli che viene bene la piega, capito? Viene bene la piega, capelli, tipo di capelli che ho, e allora volevo fargli imparare a fare i capelli su di me, sulla mia testa, ma tu sapendo che io sono super fissata, almeno stai zitta, non dire fagli tagliare i capelli a mia figlia così si impara, andate a te ti crescono i capelli. Ma non c'è senso a dire a una cliente che veniva tutti i mesi, dopo tutto che non mi facevi il colore che volevo, perché io volevo biondo scuro, dorato, questo colore che ho adesso. Oggi di lamento, mi si drizza il capello, vabbè. Perché? Biondo scuro dorato, invece ho scoperto che mi stava a fare castano scuro cioccolato, proprio nero 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 mi faceva, perché il cioccolato è nero, quello cioccolato è nero, sì, erano belli lucidi, proprio così, però quando io dopo sono andata a questo parrucchiere, mi ha detto che ce l'avevo rovinati i capelli, ce l'avevo bruciati. Non so se me li bruciava quando mi faceva mi asciugava i capelli, spazzola il forno, la figlia. Una volta la figlia non c'era e me l'ha fatto lei, perché lei tutte le volte che io andavo, me l'ha detto la figlia. A te non capisco perché mamma quando vieni tu se scappa via. L'ultima volta ci sono andata, infatti, mi ha detto così, io non ci sono andata più. Sono andata quest'altra che è peggio che mai. Almeno quella doveva imparare. Almeno doveva imparare quell'altra. Ma lei che c'ha il negozio da tanti anni, lasciamo perdere. E comunque vado da questo che è bravissimo. Io mi piace tantissimo come fa. Tanto io abito a fabbrica,
vado pure a piedi là. E tanto io giusto mi deve aggiustare il taglio, robe così e basta, perché le tinte io me le devo fare ogni mese perché mi crescono tanto, cioè la ricrescita, poi mi faccio il colore mio, non è che giusto per coprirmi i capelli bianchi e basta. Beh, 53 anni e mezzo, mi sa adesso c'ho, perché l'ho fatta aprire e perciò faccio così. Vabbè, comunque io adesso vi lascio, ci vediamo dopo quando usciamo dal parco. Sto camminando, ciao. Ecco fiorellini, fiorellini, sono ritornata perché sono uscita dal parco che sta qua dietro. Oh, mi sono dimagrita, ma la faccia ce l'ho grassa. Se sappiamo, iniziavo a fare subito questa dieta un anno fa, invece andata dalla dottoressa, non è che spendevo tanto, vabbè, la prima volta, ma c'è il mercato oggi vicino casa mia, la prima volta 100 euro, vabbè, perché doveva fare tutta la dieta, robe così. Poi spendevo 30 euro, una volta 30 e una volta 50, quando c'era cosa corporea. Certo, non c'è più cosa corporea, però mi sento meglio io con questa dieta. Mo' vado a casa, faccio colazione con latte e niente. Poi ho 100 calorie, dovrebbero essere, invece so 88, dipende dal latte, perché io guardo il latte e lì dice calorie, latte soia, dice calorie che prendi con 100 ml di prodotto di. Però io me lo prendo a 200, che sempre fa un bicchiere, però sarebbe mezzo bicchiere. E con un bicchiere so 200 ml e so quelle calorie lì. Io calcolo, faccio il doppio e calorie, sì. Me le calcolo così e scrivo sul quaderno. Comunque questo quaderno, perché io faccio calorie. Se voi fa non fate calorie, non so come vi calcolate da mangiare, vabbè. Io faccio calorie e calcolo alla fine della giornata. Non arrivo mai a 950 calorie. Poi vi ho fatto vedere del video che vi ho fatto di qua. In una settimana ho buttato via 1 kg. E mo vediamo la prossima settimana. Io con questa, facendo così col quaderno, lo faceva già quando abitava a Civita, in quell'altra casa che facevo questa dieta, mi sono buttata via 75 kg. All'inizio lo facevo perché l'ho fatto per 2 anni, però il primo anno, primo mese, la differenza tra questa e quell'altra, con l'altra mi sono dimagrita 4 kg. Questa qua, quando l'ho fatta la prima volta, mi ero dimagrita 8 kg. E butto via 1 kg a settimana e poi boh, sarebbero meno calorie, penso, perché so, erano 1300, queste erano 950 calorie, però mangio cose che come yogurt, budino light, pacchetto di paesini, crack, tutte robe che poi a me mi piacciono tanto. Per esempio ieri ho mangiato il panino con 50 grammi e la rosetta con 50 grammi di prosciutto crudo, buona. Oggi boh, vedo che mangio se spuntino l'insalata con pomodori, per esempio i pomodori ci stavano. Io mi ci trovo bene, comunque mi sento bene e vediamo la prossima settimana. Qui c'è Aro, ciao Aro. Ecco se n'è andato. Comunque adesso vi lascio perché finisco questo video e ciao, al prossimo video.